Ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Ognuno di noi può diventare un supereroe perché può salvare il pianeta cambiando soltanto il suo stile di vita. Quindi è un'opportunità, che c'è un'opportunità. Quando ci dicono vabbè ma ormai non c'è più niente da fare, a parte che è una follia e non è neanche vero. Basta cambiare lo stile di vita, sembra impossibile, sembra difficilissimo, ma in realtà l'abbiamo fatto altre centinaia di volte. Come nasce l'idea di questo spettacolo? Ci sono tanti inizi in questo spettacolo. Come nasce? Innanzitutto la voglia di stare con il pubblico, e quindi avevo voglia di scrivere uno spettacolo nuovo per stare con il pubblico, perché il teatro è il posto più bello per condividere i propri pensieri, perché c'è una relazione vera con le persone. E poi l'argomento è nato dalla responsabilità che abbiamo ognuno di noi, e quindi ho detto è giusto parlare di questi argomenti perché del consumismo, di quello che sta succedendo al nostro pianeta, perché per assumermi anch'io questa responsabilità, e anche perché sono temi che in realtà mi sono molto cari da tanto tempo, solo che renderli comici è difficile, o almeno pensavo fosse difficile, e lo è, e lo è stato, però con la creazione riuscita. Quindi temi importanti di attualità, però con il sorriso fra le labbra. E è una marcia in più per trasmettere consapevolezza? Secondo me il linguaggio comico è il linguaggio più diretto, perché ti arriva proprio alla pancia, al cuore, ma poi anche alla testa, quindi è un veicolo migliore per far arrivare pensiero, quindi secondo me è perfetto, cioè adatto, il linguaggio comico è adatto a tutti.